Ciao ragazze, ciao ragazzi, allora oggi mi è venuta questa pazza idea di fare un mega decluttering di tutte le mie palette perché ne ho ricevute diverse ultimamente e mi sono resa conto che non ho più dove mettercene, ne ho veramente veramente troppe ho bisogno di un bel decluttering e voglio farlo assieme a voi così appunto decidiamo assieme che cosa tenere e che cosa invece... No, e ci tengo a specificare che non butto mai via eh, prodotti a meno che non siano scaduti, in quel caso sì. Però in um, se sono ancora, insomma, utilizzabili e buoni, li do sempre in beneficenza, non li butto mai. Prima di lasciarvi vi ricordo di mettere like al video e di iscrivervi al canale e attivare la campanella se ancora non l'avete fatto. E adesso iniziamo, ragazzi, perché abbiamo veramente tanto, tanto lavoro da fare. Questi, come sapete, sono i miei Alex, Ikea, dove tengo tutto il make-up. Ma andiamo per Intanto le palette qui ne ho messe giusto un paio. Queste sono solo quelle che avevo all'interno della mia specchiera qui nel cassetto, quindi sono semplicemente quelle che uso più spesso. Non è niente, è lo 0,1% di tutte quelle che ho, quindi andiamo a scoprirlo assieme. Ok, questo è il mio cassetto ragazzi delle palette grandi, quindi andiamo a tirare tutto, tutto fuori, non so se. Potete rendervi conto di quante ce ne siano. E Intanto le appoggiamo tutte lì sul divano. Qui ci sono tutte le Naked Urban Decay, ce le ho tutte e le adoro. E questo invece è l'altro cassetto dove tengo palette un pochino più piccoline. Quindi andiamo a lanciare. Intanto questa è la situation in questo momento, ragazzi. Direi un bel disastro, ma quanta meraviglia! E vedere tutte queste palette assieme adoro. Nel frattempo andiamo appunto ad aggiungere anche queste così ci facciamo una bella idea generale di che cosa tenere e cosa no. E poi questi invece sono alcuni dei prodotti che ho ricevuto ultimamente. Ho ancora alcune cose nei, negli scatoloni in realtà, però queste sono alcune delle cosine che ho ricevuto ultimamente e vedo già che si nascondono alcune palette qui. Quindi andiamo a recuperare, guardate questa che meraviglia ragazzi, ve la faccio vedere se ancora non la conoscete, la nuova Stone Vibes di Urban Decay qui c'è appunto il pennellino ma è veramente veramente meravigliosa guardate i colori che splendore non so se inserire anche le palette tipo questa che sono palette ah no questa è una palette occhi quindi decisamente assolutamente anche questa va nella nostra marea di palette qui intravedo un'altra naked questa è la ultraviolet anche questa meravigliosa ed è stata una degli ultimi arrivi guardate che meraviglia qui negli altri cassetti sto trovando anche palette per il viso che non sapevo se includere oppure no in questo video ma direi di sì visto che sono tutte palette aggiungiamo assolutamente guardate che roba ragazzi c'è cioè un'esplosione c'è stata in casa mia ok ragazzi direi che ci siamo questa è tutta la montagna di palette che dobbiamo declatterare, che dobbiamo appunto riordinare e decisamente un bel po' di palette dovremo anche darle via ragazzi, notare la montagna a più strati che è una cosa, aiuto che è una cosa infinita, infinita e devo assolutamente dare una ripulita. A questo casino, adesso cercherò di aprirle e di metterle bene in modo che possiamo vederle appunto una per una, tutti i colori e così decidiamo che cosa tenere e che cosa no. Ok, la situazione è un po' fuori controllo, nel senso che non mi aspettavo di avere così tante palette, non so più dove metterle. Vi faccio vedere allora. La scrivania, come potete vedere, è piena, ma non solo. Abbiamo anche la specchiera, piena di palette e dolci sì, in fondo tutto il divano pieno di palette direi di iniziare il nostro decluttering da qui allora qui allora più o meno ho cercato di mettere brand con brand però non ci sono <ride> riuscita completamente qui però abbiamo tutte le naked di Urban Decay e come potete vedere c'è anche la naked 1 ragazzi che ovviamente ho comprato secoli fa quando è uscita e Purtroppo credo proprio che debba andare in pensione questa, ragazzi. Faremo così, tutte quelle che chiudo significa che le darò via, quelle che lasciamo aperte significa che le tengo, così è molto più semplice per voi. Allora, poi questa è la Naked Smoky, questa è diciamo non nuova, ma più nuova di questa e non l'ho usata tantissimo. Eh, però voglio tenerla perché mi piacciono molto i colori allora poi c'è la Naked 2 ah no abbiamo detto che questa appunto la lasciamo aperta perché la tengo poi questa è la Naked 2 anche questa l'ho comprata secoli fa quando è uscita e devo dire che tra tutte le Naked è la mia meno preferita non per la qualità che è assolutamente ottima ma più che altro per i colori che non stanno proprio benissimo su di me mi sono sempre trovata molto molto meglio con la Naked 1 con la 3 quindi anche questa la daremo via questa invece è nuovissima è della Ultra Violet, purtroppo mi si è rotta una piccola piccola parte dell'ombretto tripping questo nude bellissimo ma è stupenda quindi assolutamente la tengo voglio crearci miliardi di look con questa poi allora qui abbiamo la Naked Skin, questa è una palette di mh, prodotti per il viso, insomma, sono illuminanti, terre e insomma, per il contouring, quindi anche questa la lasciamo aperta e la tengo sicuramente. Poi c'è la Naked Reloaded, questa ha delle colorazioni che stanno molto molto bene con gli occhi chiari e sicuramente questa la tengo. Poi abbiamo la Naked Cherry, anche questa è meravigliosa e non ho nessuna intenzione di darla via. E poi abbiamo, ah, questa è la Naked 3, giusto? Sì, è la Naked 3, che era tutta, tutta rosata e mi ricordo ancora quando è uscita questa. Non so se darla via perché ci sono tipo affezionata, però come vedete non la uso tantissimo. Questa penso che la terrò e assolutamente. Tengo anche la Naked Hit, che tra tutte le naked, secondo me, è la più figa, ragazzi. Almeno per gli occhi chiari è fantastica. Quindi, qui tra le naked, abbiamo declatterato due palette, che sembra poco, ma sono molto contenta perché sono molto affezionata alle naked. Quindi, già è tanto. <ride> poi, allora, qui ho messo alcune palette to face. Allora, poi, qui c'è la Stone Vibes sempre lo di Urban Decay e questa è nuova ed è meravigliosa appunto non ho nessuna intenzione di darla via poi abbiamo la Naked Honey anche questa è meravigliosa cioè ragazzi cioè non ha bisogno di spiegazioni poi abbiamo mm, queste invece di Too Faced già vedo che sono un po' vecchiotte e sicuramente la Chocolate Bar la do via anche se è stata una delle mie palette preferite, una delle, una delle prime palette che Too Faced mi ha mai inviato, se non sbaglio, e però appunto è ora di darla a chi magari la userà più di me. Poi c'è invece la Chocolate Bar Semi Sweet e questa invece voglio tenerla perché ha dei colori meravigliosi, anche se sono un po' impolverati, ma anche questo blu è stupendo. E poi la... Urban Decay Electric, questa ha dei colori spettacolari. Ovviamente non la uso tantissimo, ma quando ho bisogno di colori neon, questa è fantastica. Quindi la teniamo anche questa, sicuramente. Poi abbiamo la Swear by It di NYX, ed è bellissima anche questa. Non ho nessuna intenzione di darla via. Ha un sacco di colori che mi sono molto utili anche nei trucchi da ogni giorno. Poi, ah, questa è bellissima è la Chocolate Bonbons di Too Faced questa solo per il pack non la do assolutamente via e poi abbiamo la Sweet Peach anche questa vorrei tenerla però tengo sia la Chocolate Bar Se Mai Sweet che la Peach mm. vediamo vediamo dai per il momento sì e poi ho quest'altra palette che è la Sculpting Palette Contouring Rehab di Ycon, questa è nuova ed ha tutto prodotti per, ciao, per il viso, quindi anche questa assolutamente la tengo. Poi arriviamo alla Naked On the Run, questa è meravigliosa, ha un sacco di colori, per un trucco completo c'è anche appunto il mascara, la matita, il rossetto. Questo è più un gloss. Anche questa la tengo assolutamente. Poi abbiamo: allora qui c'è la 12 Flash Color Case di Make Up Forever. Questa è fantastica. La uso spesso nei miei tutorial e mi serve. Quindi questa rimane. Poi abbiamo la Bonjour Soleil di uh, Too Faced. Anche questa mi piace molto. Quindi vorrei tenerla. Ma mi sono appena ricordata di avere la Bronzer Wardrobe: questo The Little Black Book of Bronzers di Too Faced, dove ci sono tutti i bronzer inclusi quelli che ho in questa palette, quindi secondo me possiamo assolutamente anche questa chiuderla e regalarla. Poi qui c'è la palette Love You So Mochi, mochi non lo so pronunciare, di NYX. Questa ha dei colori bellissimi e voglio tenerla proprio perché appunto i colori sono spettacolari. E poi c'è la Fire di NYX, però anche questa mi piace tantissimo, ragazzi. C'è cioè, guardate che colori meravigliosi. Questo rosso, poi sono molto difficili da trovare gli ombretti rossi, belli scriventi, e questa è pazzesca. Quindi forse, forse potrei dare via questa. Dai, così tengo questa di NYX, che è spettacolare. E poi, allora, ah sì, beh, questa di Too Faced è troppo 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 carina. Era una delle edizioni limitate natalizie, voglio assolutamente tenerla anche perché non l'ho usata tantissimo. E poi qui c'è la questa è di Wicon e la Hotitude Desert, Desert Vibes. Questa è meravigliosa e l'ho usata anche per un tutorial, voglio assolutamente tenerla. Poi abbiamo la palette di Jeffree Star, questa è la mini breaker e assolutamente voglio tenerla, non ho tantissime, non ho comprato tantissime cose di Jeffree Star, ma mh, questa mi piace e voglio tenerla. Poi abbiamo queste mini palettine di Too Faced, allora c'è la sugar pop, che è molto bella e mi piace moltissimo anche questo turchese, quindi la tengo. Poi abbiamo, devo, devo... Sforzarmi a dare via qualcosa perché non stiamo dando via abbastanza roba. Poi magari facciamo un secondo giro. Poi, sempre di Too Faced, questa è una delle mie preferite, di sempre di questo brand della Just Peachy Mats. Adoro questa palette, continuo ad usarla non quotidianamente perché ne ho tantissime, però molto spesso. Quindi, questa la tengo. Poi, questa invece è una palette per il viso e per gli occhi. Ah, questa è la Natural Eyes, molto bella, ma i colori sono piuttosto freddini quindi non mi ritrovo ad usarla tantissimo e possiamo chiuderla questa e darla via poi allora c'è in realtà però c'è questa che si è completamente spaccata nella, nella consegna perché è abbastanza nuova come palette però quando mi è arrivata mi è arrivata con questo ombretto tutto spiaccicato però gli altri colori sono molto belli quindi mi dispiace darla via. Tutto sommato potremmo invece dare via questa, perché onestamente è abbastanza vecchiotta quindi dai diamo via quella. Poi, allora, qui c'è questa. Non ho nessuna intenzione di darla via perché è una palette molto speciale di Too Faced che hanno realizzato per il loro ventesimo anniversario. Poi c'è la Back Talk di Urban Decay, anche questa assolutamente rimane. Adoro questa palette, adoro questi colori. Poi abbiamo questa di Kiko, la Magical Holiday. Mi ritrovo ad usarla spesso questa, soprattutto quando viaggio, perché ha bronzer, eh, blush e illuminante che sono perfetti per me. Quindi questa la tengo. Poi Wicon ha questo meraviglioso ha questa meravigliosa palette Rose Maniac con tutte queste shade sui toni rosati che adoro, quindi questa la tengo. Poi abbiamo questa di Too Faced a forma di anguria che è troppo troppo carina e anche i colori mi piacciono molto, quindi questa la tengo. Però potremmo assolutamente dare via questa, che cosa ne dite? La Natural Lust che non uso tanti, però è anche vero che ha tantissimi colori che mi piacciono, però qualcosina devo per forza dare via, quindi io direi... Hmm, non è facile ragazzi, non è facile. Per adesso la lascio aperta, poi vediamo e decidiamo dopo. Nel frattempo, qui daremo via una, due, tre, quattro, cinque palette. Ok, proseguiamo. Qui ci sono altre palette Too Faced, ma non solo, anche altri brand. Allora c'è questa che è la love e questa. Non l'ho utilizzata tantissimo e mi dispiace perché ha dei colori meravigliosi. Quindi vorrei tenerla e impegnarmi ad usarla di più. C'è anche la matita con lo sfumino e penso sia un'ottima palette. Ho perso lo specchio però. Poi qui c'è la Natural Love che mi ricorda un po' questa, che è la Natural Lust. Quindi io direi che una di queste due la diamo assolutamente, assolutamente via e tra le due come colori forse, forse darei via appunto questa, che come colori, come tonalità non utilizzo tantissimo, anche se i marroncini sono stupendi, però possiamo dare via questa. Poi qui c'è questa palettina di Wycon che è stupenda, ragazzi, e non mi è arrivata da tantissimo: è la Born to Be Wild Eye Palette, bellissima. Questa assolutamente rimane. Poi abbiamo la palette di Cleo Toms, la Basic Witch, questa palette è meravigliosa, mi è arrivata da poco, quindi assolutamente questa rimane. Poi abbiamo questa palette di By Terry, composta da tantissimi diversi blush. E questa la vorrei tenere perché non ho tantissimi prodotti di questo brand in realtà. Poi qui c'è la Cat Eyes di Too Faced. È molto molto carino il packaging, ma non ho usato tantissimo questi colori perché su di me non stanno tanto tanto bene. Quindi anche questa possiamo darla via. Poi mi è arrivata questa di Anastasia Beverly Hills, la Soft Glam, ragazzi che. Ho usato soltanto una volta, ma è bellissima e voglio assolutamente crearci altri look. Poi abbiamo... Allora, oddio, questa di Dior è... Cioè l'ho usata, stra-usata tantissimo, ma visto che è molto comoda quando viaggio, perché qui c'è la base, anche se adesso si è un po' impolverata con, con gli ombretti, però c'è la base e ci sono tutti gli ombretti che mi servono per creare un look sia naturale che un pochino più scuro, tipo uno smokey Quindi nonostante sia assolutamente cioè, degradata, non so come dire, è super usata e si vede, la voglio tenere perché la uso tanto. Poi abbiamo questa di Pixi. Pixie by Petra e sono, è una palette um, versatile, si può usare sia per il viso che per gli occhi e questa voglio assolutamente tenerla perché è nuova. Poi abbiamo la Live's Festival di Too Faced e questa devo dire che come colori non la uso tantissimo, anche come pigmentazione non è la migliore palette di Too Faced sicuramente, però mi piace tanto tanto il packaging e io non riesco a darla via perché ha questo packaging meraviglioso, io adoro unicorni, fattine, arcobaleni, cioè non posso darla via, è troppo troppo bella. Poi abbiamo, allora che cosa c'è? Ah, questa è la White Peach. Questa non la uso tantissimo, ragazzi, sapete? Questa potremmo proprio darla via. Sì, direi di sì, perché non è, mh, mi piace molto molto di più l'altra, quella mh, matte che abbiamo visto prima. E poi qui che cosa c'è? Ah, c'è un'altra palette di, um, di Jeffree Star, la Brain Freeze, che comunque è molto bella, anche se è super pigmentata e anche fin troppo per me, ma... Cioè la qualità è top e appunto siccome ho solo questi, mh, queste due palettine che vi ho fatto vedere di Jeffree Star voglio tenerla. E poi questa... È una nuovissima aggiunta, direi, che mi è arrivata da Too Faced ed è la Pumpkin Spice. Adoro questa palette, l'ho utilizzata anche per un tutorial con voi. I colori sono super autunnali, ma non, non necessariamente solo autunnali, è bellissima, quindi anche questa decisamente, decisamente rimane. Qui siamo stati bravi, qui sono stata brava, ho fatto un po' di pulizia, diamo via anche questa, questa, due, tre, tre palettine, dai. Siamo arrivati a 9 palettine, quota 9, 9 palette che darò via. Che ragazzi, è tanto credetemi, perché non è facile separarsi dai trucchi per me. Almeno non è facile separarmi dal mio make up preferito o dal make up in generale. Non lo so perché mi ci attacco e mi ci affeziono. E arriviamo adesso. Alle palettine che ho qui sulla scrivania, che sono anche qua tantissimissimissime, e dobbiamo fare un decluttering serio, ragazzi. Serio, allora abbiamo questa di Too Faced, la Gingerbread Cookie. Questa mi è piaciuta molto, l'ho usata, non tantissimo. Il problema è che di questa palette a me piace un sacco questo colore e io non riesco a darla via perché c'è questo colore meraviglioso, però. Forse potrei anche sostituirlo con altre palette, giustamente direte voi. Quindi, ok, diamo via anche questa. Praticamente mi, mi faccio le domande e mi rispondo da sola. Fantastico. Poi, qui c'è un'altra palettina che ho adorato: è la Smokey di Make Up Forever. Però l'ho comprata, mi sa che l'avevo ancora comprata prima che il brand mi spedisse i prodotti, e però non la uso da tantissimo, uso altre palettine per gli smokeai, quindi daremo via anche questa, ragazzi. Bene, stiamo andando bene qui. Allora, poi ecco qui già crolliamo perché questa non ho nessuna intenzione di darla via. Questa di Dior la adoro, cioè, guardate gli illuminanti quanto possono essere meravigliosi! Cioè! Questo assolutamente, assolutamente rimane. Poi c'è questa, questa di Ilha Masca che ho adorato veramente tanto sono degli ombretti in crema, date un'occhiata a questo brand se non lo conoscete perché fa cose molto particolari, un po' oltre le righe, sopra le righe, però fanno prodotti ottimi come qualità, veramente ottimi. e Non se ne parla più tantissimo di Illa masca, mi dispiace. E questi sono appunto degli ombretti in crema, però è da un po' che ho questa palettina, quindi secondo me sono anche scaduti decisamente la. Via, poi abbiamo la Born to Glow di Nyx che è una bellissima, bellissima palette di illuminanti. Anche questa assolutamente la tengo. Poi ho questa di Pupa che tengo solo perché è stato un regalo. E non, non impazzisco per le palette di Pupa, queste piccoline. Come sapete, però, questa la tengo. E poi, allora, qui vedo la Natural Matte di Too Faced, questa l'ho usata tantissimo e i miei colori preferiti si può vedere che sono il Chocolate Cookie, Sexpresso e Cashmere Bunny, questi marroncini, appunto, molto belli, devo dire, però l'ho usata talmente tanto e ne ho talmente tante simili che possiamo assolutamente darla via. Bene, qui il decluttering sta andando meglio, ragazzi, allora, poi ho questa di Catrice che è la The Precious Copper e questa vi dirò è un'ottima palette um, low cost date uno, uno, uno sguardo, date un'occhiata a questo brand se non lo conoscete Catrice è, è fantastica e questa voglio assolutamente tenerla anche quando magari faccio qualche video con prodotti low cost eccetera mi torna sempre sempre utile e poi anche da viaggio non è niente male perché è piccolina e leggera e poi arriviamo, allora, questa è una palette di... You are bellissima, eccola qua. <ride> non stavo guardando il, il monitor. You are bellissima, questo è il brand, appunto, bellissima, quello che fa i prodotti per capelli, per capirci. E questa anche ce l'ho da un po', ma non ho tantissime cose di questo brand, quindi così quasi, quasi la terrei, ma no, forse è meglio darla via a qualcun altro può usarla più di me. Allora, poi ho oh, questo è un blush, in realtà sì, sono quattro mh, quattro cialde, però è un blush è di Givenchy e eh, questo assolutamente lo tengo. Poi altra palettina di Givenchy, questa è della collezione di Natale dell'anno scorso, se non sbaglio, è stupenda e non ho nessuna intenzione di darla via, anche qui questo rosso è meraviglioso e ripeto, non è semplice trovare ombretti rossi di buona qualità. Poi arriviamo a ah, qui, già vedo, già vedo. La Naked 2 Basics io ho amato tantissimo questa palette, infatti mi dispiace darla via, però non, non la sto usando più tantissimo appunto perché l'ho stra stra usata, infatti ho raggiunto il, il pen Anche questa direi che è arrivata ora di darla via. Ho il cuore che mi fa male, <ride> tipo è difficile, ma anche questa la daremo via. Poi ho questa di Givenchy che è bellissima, è un capolavoro questa palette, questa la tengo assolutamente. Poi c'è la Sweet Peach Glow, questa palettina di Too Faced, che sa di pesca, anche questa voglio tenerla l'adoro troppo. Poi abbiamo la country di Too Faced. Questa non l'ho utilizzata molto per i colori che ha, infatti è semi nuova, c'è ancora il libricino e. Penso che sia meglio regalarla a qualcuno che magari la userà più di me. Poi, allora questa è di Dior ed è meravigliosa, una delle ultime che mi sono arrivate anche questa rimane assolutamente. Altro prodotto molto comodo quando viaggio è questa palettina B eh, Cialda di Diego Della Palma. Che voglio assolutamente tenere. Poi qui abbiamo la Spicy Nudes di Pupa. Questa invece è una palette di pupa che vale. È molto bella. Sono molto belli i colori, molto scriventi. Quindi anche questa la tengo. E poi c'è questa che è la Naked Flushed. Questa l'ho usata, strausata. E, ed è ora anche di metterla in pensione. Poi, allora, che cosa abbiamo qui? Ah, qui ragazzi, se mi seguite. Se mi seguite dall'inizio, inizio, inizio, dai secoli dei secoli, queste due palette le riconoscerete. Guardate un po', ragazzi, che cosa ho qui. Sono le palette della collezione MAC di Ello Kitty. Oh mio dio, non ci posso credere non ci posso credere che sia passato così tanto tempo da quando assieme ragazzi spacchettavo queste palette con voi e cos'era il 2009 2010 c'è cioè una cosa boom mind blowing non ci posso credere e, però se mi seguite dall'epoca veramente io cioè, il mio cuore un pezzo del mio cuore è per voi anche se non mi seguite dall'epoca un pezzo del mio cuore è per voi però se mi seguite da così tanto tempo veramente non so come ringraziarvi e vi mando un bacio grandissimo e appunto queste due palettine sono stravecchie, solo che io non riesco a darle via per i ricordi che ho con queste palettine, perché avevo appena iniziato con il mio canale, mi ricordo che avevo fatto i salti mortali per riuscire a comprarle tra paghette e piccoli lavoretti, quindi voglio queste le, le terrò per sempre perché sono proprio un ricordo che ho e che mi sta a cuore, quindi non posso darle via. Poi abbiamo allora questa è la Boudoir Eyes, anche questa è molto bella di Too Faced, però come vedete non l'ho usata tantissimo, sarà che non mi vedo tantissimo con gli ombretti dalle, dai sottotoni freddi, quindi anche questa puff la daremo via. Poi no, questa invece la Bourgeois Summer mi piace molto. E non voglio darla via perché c'è questo colore Chocolate Sun, che è questo marroncino con dei micro glitter dorati, che è stupendo e Firefly anche. Sono dei colori molto particolari, che non trovo in altre palette. Quindi questa rimane. Poi abbiamo: allora, qui c'è una palette di Wycon, una palette viso con blush illuminante terra. Anche questa è ottima quando viaggio, quindi anche questa rimane. Poi qua dietro c'è, ah ok, questa è una palette di Claren che ho da secoli ragazzi, quindi non so se tenerla o darla via, forse potremmo, anzi forse potrei tenere questa, ma dare via decisamente questa di Claren perché come potete vedere si è formata su un paio di colori una strana patina bianca perché ce l'ho veramente da tanto tempo, quindi anche questa la dobbiamo dare via ma questa non la regaliamo, questa la buttiamo perché secondo me è muffa e poi allora abbiamo la Perfect Filter di NYX questa è favolosa, ne avevo due questa è ancora quella chiusa e non ho nessuna intenzione di darla via, adoro questa palette poi ho un'altra allora non so neanche dove l'ho rimasta ragazzi, qui c'è un mare di trucchi che sto impazzendo, allora questa è la Ala Mode Eyes anche questa mi piace molto non vorrei darla via. No, questa la tengo, questa la tengo, non voglio darla via. Poi c'è quest'altra di Kiko, anche questa molto molto bella, che se non sbaglio era uscita a San Valentino e questa voglio assolutamente tenerla. Anche il pack mi piace molto. Poi c'è questa di Too Faced, ragazzi, che è spettacolare anche per il packaging, oltre che per la qualità dei, degli ombretti, cioè la Torre Eiffel con la casa, così io, cioè questa palette grida Nicole e non posso assolutamente darla via, è troppo bella, cioè i colori sono meravigliosi, se non li ho usati tantissimo, ma non posso dare via questa palette, è troppo troppo bella, però darei via questa ragazzi, che è la Secrets of the Smoky Eye di Deborah Milano, questa l'ho usata, sicuramente l'ho usata, però anche qui le tonalità sono un pochino più fredde e quindi mh, tendo a non usarla tantissimo, quindi anche questa daremo via. Poi qui abbiamo un'altra palette viso di Wicon che si chiama Light Explosion e questa ha dei, dei colori molto chiari, quindi la tengo perché su di me che sono fantasmino torna sempre utile. Poi qui abbiamo un'altra palette Dior, questa è meravigliosa ragazzi, l'azzurro che si trova in questa palette, sia questo azzurro qui che questo blu metallizzato sono degli ombretti difficili da trovare, questa assolutamente la tengo. Poi ho quest'altra palette di Dior che è una palette più da viso. E non mi ricordavo neanche di averla, se devo essere onesta. Quindi, assolutamente, questa la tengo e voglio iniziare anche a ri riniziare ad usarla perché l'ho usata, ma non tantissimo. Poi, qui abbiamo questa palettina di Wet n Wild. Molto, molto bella questa palettina. E eh, non l'ho mai usata, no, perché vedo ancora il sigillo. Quindi questa la terremo, anche questa è una palette low cost che può tornarmi sempre utile, ed è sicuramente anche questa comoda per viaggiare perché è molto molto leggera, non guardo solo la grandezza delle palette quando viaggio ma anche il peso, e poi abbiamo, queste le abbiamo viste, aha, questa è decisamente decisamente rovinatissima, è la natural matte di Too Faced, io ho amato questa palette, l'ho usata ogni giorno per secoli, e vorrei darla via però è una palette che comunque continuo ad utilizzare quindi mi dispiace un po ma sì direi che è arrivato il momento di darla via poi abbiamo allora questa palettina di Sephora che è nuova questa la tengo e poi abbiamo la blush play di essence palettina a tre colori blush blush e illuminante sculpt secondo me mh, è un pochino troppo rosato per fare il, um, il contouring però è molto bella questa palettina anche questa la tengo assolutamente poi abbiamo questa di pixie anche questa pixie by petra anche questa è molto bella questi anche sono colori freddi però almeno una palette con colori freddi teniamola e poi abbiamo questa di dior questa l'ho usata tantissimo ha dei colori meravigliosi non ho nessuna intenzione di darla via e poi abbiamo, ah qui c'è un'altra Naked Flushed, ma visto che abbiamo dato via l'altra, questa la terrei, che tra l'altro l'ho usata anche un pochino meno, quindi posso approfittare. E poi abbiamo. Ah, questa palette di Lancome è meravigliosa. Anche questa, da portare in giro quando si viaggia, non è niente, niente male. C'è il pennellino. C'è um, anche un colore da utilizzare come illuminante. È molto bella. No, questa la voglio ottenere anche perché di Lancome non ho tantissime cose. Poi questa è una palette di illuminanti di Wicon, ma ne ho davvero tantissimi. Quindi, secondo me, possiamo dare via anche questa e poi questa è la Smoky Eye XL di Deborah Milano cavolo ragazzi questi ombretti sono spettacolari cioè guardate che meraviglia non so perché non l'ho utilizzata di più ma alcune palette erano nascoste nei meandri dei cassetti e non le vedevo quindi questa la teniamo assolutamente poi abbiamo allora un'altra palette viso to faced la Natural Face, però io questa continuo ad usarla molto, quindi voglio assolutamente, assolutamente tenerla, l'ho appena tirata fuori dal trolley perché me la sono portata in viaggio ed è stupenda e la tengo, e poi abbiamo una palettina di Saint Laurent, molto molto bella anche questo, colori molto particolari che voglio tenere, un'altra palettina di Lancome, anche questa è molto bella, non, non me la sento di darla via, Vedo però decisamente una palette che dobbiamo dare via Guardate che disastro ragazzi Questa è di Marc Jacobs Io adoro le palette di Marc Jacobs Adoro i trucchi di Marc Jacobs ma... E ho adorato anche questa palette Ma si è tutta spiaccicata Quindi forse è meglio se la diamo via Quindi un'altra di Marc Jacobs Che ho usato tantissimo È stata la mia prima palette del brand Questa la tengo E poi abbiamo Ah questa è fantastica Questa è la Naked Petite Hit e quando viaggio questa è veramente stupenda cioè guardate i colori ragazzi sono tutti molto caldi quindi vi devono piacere gli ombretti dai sottotoni caldi però fantastica e poi che cosa abbiamo? ah questa di Givenchy che è meravigliosa e non ho nessuna intenzione di darla via e poi abbiamo questa di Elizabeth Arden con questi colori viola bellissimi che voglio tenere perché il viola è un colore che mi piace utilizzare quindi voglio tenere Ah, eh, stavo quasi per dimenticarmi, ho anche la palette Lancom per Chiara Ferragni. Tra l'altro, sto aspettando che mi arrivi quella nuova. Ragazzi in arrivo il video molto molto presto. Nel frattempo, appunto, potremmo fare il decluttering anche di questa palette. Che adesso aprirò e vi faccio vedere. Eccola qua. pur vero che l'ho usata ma veramente tanto, cioè non tutti i colori ho utilizzato tanto, in particolare sono impazzita come sapete per gli ombretti di questa palette e per l'illuminante non ce n'è più, però non voglio darla via perché il pack è bellissimo, cioè è troppo troppo bella, tutte le cose rosa e glitterate per me sono cioè, la fine del mondo, quindi anche questa rimane. E alla fine ho recuperato tutte le palette che avevamo chiuso e queste appunto sono tutte le palette che darò via ragazzi. Io sono molto soddisfatta, non è stato facile decidere, ma sono molto soddisfatta. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi e queste sono le palette che appunto abbiamo scartato e che darò via. Quindi queste appunto qua sotto, quindi sono qui, eccole. Sono molto contenta, vi devo dire, perché non è, cioè come vi dicevo prima non è facile staccarmi dai, dai trucchi, non so perché, ma non è facile, mi ci tipo affeziono e poi anche se una cosa magari non la uso tanto, dico no, ma magari la userò, quindi non voglio darla via, però tutto sommato sono contenta perché anzi contiamo insieme quante diamo via.

Quindi, sì, posso proprio ritenermi soddisfatta. Sono stata brava, sono stata brava. Magari potremmo fare anche un decluttering per ogni categoria. Cioè, la prossima volta potrei fare tipo i rossetti. Non lo so. Fatemi sapere voi se è un'idea che vi può piacere oppure no. Fatemi sapere nei commenti. Come sapete, li leggo sempre tutti. Forse non ve lo ripeto abbastanza spesso, ma ci sono sempre. Li leggo sempre. Cerco sempre di mettere cuoricino a più persone che posso perché. So che non riesco a rispondere a tutti, quindi almeno vi metto cuoricino che così sapete che io vi leggo. Quindi mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Vi mando un bacio grandissimo e come al solito vi do un abbraccio, venite qua che vi do un abbraccio fortissimissimissimissimissimo. E noi ci vediamo domani, sempre puntuali alle 17.30. Ciao!